Che è in corso la conferenza stampa del ministro dell'interno Piantedosi da Agrigento per fare il punto sulla situazione migranti. Vediamo subito in diretta. Giustamente rispetto a quelle che sono le esigenze di quella comunità, alla quale, lo voglio dire chiaramente, va reso onore di essere da 30 anni, da alcuni decenni, la prima frontiera dell'Europa, e se ne fa carico con grande difficoltà ma con grande dignità. Ho appreso dei numeri che riguardano anche l'intera provincia di Agrigento. Evidenzio che non solo tutti gli sbarchi che riguardano le coste meridionali della Sicilia e Lampedusa in particolare, ma questa è una provincia che accoglie oggi, la prefetta mi ha ricordato i numeri, complessivamente tra nei CAS della provincia e minori stranieri non accompagnati circa 1.300 persone, 1.250. Quindi la provincia dove c'è il luogo di il maggiore punto di sbarco d'Europa, che si fa carico di 1.250 persone in accoglienza stabile. Lo dico questo e lo sottolineo rispetto ad alcune discussioni che ho colto nella discussione nazionale, che altrove, per aver mandato una nave per la prima volta nella storia di questo fenomeno per gestire uno sbarco, ho visto che insomma è fiorita tutta una discussione, tutta una valutazione del perché, per come, i bilanciamenti e quant'altro. Ecco, la provincia di Agrigento, e lo dico a merito di tutte le componenti istituzionali che oggi erano presenti al tavolo, si fa carico di 1.250 persone in accoglienza stabile, oltre ai problemi di essere la provincia, quindi attraverso Lampedusa, che è il maggior numero di sbarchi, non solo Lampedusa, ma Lampedusa soprattutto, il maggior numero di sbarchi da sempre in Italia e in Europa forse. Quindi detto questo è un po' il discorso. Io spero di ritornare l'impegno che ho preso nei confronti dei presenti al tavolo, dei sindaci, del procuratore, delle forze di polizia, di ritornare al più presto con qualche cosa che potrà essere il segno tangibile della discussione che abbiamo avviato oggi. Tutto qui. Se avete qualche domanda sono a disposizione. Stefano Corradino per Rai News. Sì, buonasera Ministro. Sentiamo se ci sono domande al Ministro. La ragione per cui avete in diretta come da Agrigento della Ocean Viking e della GeoBarents in porto di Ancona, molte organizzazioni tra cui Medici Senza Frontiere e SOS Mediterraneo contestano il fatto che secondo leggi marittime internazionali sarebbe stato più opportuno scegliere un porto sicuro più vicino, anche perché, viste le condizioni meteo che sono avverse, un viaggio di 3 giorni e mezzo, di 1.500 km, potrebbe essere molto rischioso. Per quanto, parto dalla fine della domanda. Per quanto riguarda la presunta rischiosità del viaggio, noi prima di disporre queste cose ci avvaliamo sempre del contributo di valutazione tecnica degli specialisti. Quindi se un viaggio viene indirizzato, viene prescritto in tal modo, vuol dire che le valutazioni fatte dagli specialisti vanno in senso completamente contrario. E del resto, voglio dire, sono navi anche di una stazza molto, molto importante, che in passato si sono trattenute in mare anche 2 se non 3 settimane complessivamente, anche in condizioni meteo che sono assolutamente assimilabili a quelle di questi giorni, che finora non sono tutt'altro che proibitive. Il tempo va peggiorando sicuramente, ma insomma non nulla di straordinario ed eccezionale. Sai, le valutazioni ne sento tante, ogni tanto ci vuole qualcuno, anche qualcuno, ho letto qualche agenzia proprio nelle ultime ore, anche qualcuno che poi rappresenta un'opinione di senso contrario. Vedo che quando uno vuole contestare una norma nazionale o un'iniziativa legittima del governo del paese, invoca sempre principi che sono sempre al di fuori dell'ordinamento nazionale, il diritto internazionale, la legge morale dell'uomo e quant'altro, vabbè, tutte cose così. Noi abbiamo fatto le cose responsabilmente, un po' si ricollega a quello che ho detto, perché abbiamo immaginato che il gravame che già soffre Lampedusa in primis, la Sicilia in seconda battuta, ma anche la Calabria, col numero degli sbarchi e tutto ciò che ne consegue, e oggi abbiamo fatto anche una ricognizione di quello che ne consegue agli sbarchi, perché voi pensate, non è che arrivano e poi sbarcano e poi tutto parte, tutto un meccanismo. C'è anche una serie di adempimenti di polizia giudiziaria, di identificazione delle persone, di screening sanitario, che è giusto creare i presupposti di distribuzione il più possibile sul territorio nazionale, per una minima parte, perché qui parliamo di navi che poi facendo questo
raccogliendo persone in numero sicuramente molto più limitato rispetto a quelle che sono il numero complessivo, insomma, ecco, quindi credo che sia ampiamente sostenibile. Se uno guarda, qualcuno ha fatto la mappatura proprio cromatica dei porti negli ultimi mesi, poi ne siamo in carica da 2 mesi e mezzo, si vede che c'è stata un'equa distribuzione un po' su tutti, poi qualcuno ha invocato quelli che ancora non sono stati oggetto di indicazione, lo saranno a breve, io mi auguro che non ci sia la necessità, però voglio dire, questo è unicamente una equa distribuzione su tutti gli altri luoghi di possibile sbarco, col compito principale di sgravare il più possibile Sicilia e Calabria. La Sicilia e la Calabria, per quanto riguarda questo governo, questo ministro dell'Interno, non devono essere condannati ad essere il campo profughi dell'intera Europa. Quindi lavoreremo su questo, ma anche su altro, perché questo non sia. Nonostante abbia fatto, parlo della Sicilia, ma anche la Calabria, fino adesso le comunità della Calabria e anche della Sicilia abbiano dato questo senso che ho registrato qui oggi di grandissima umanità, di grandissimo senso di responsabilità, quindi nonostante tutto questo noi lavoreremo perché questa storia finisca al più presto.